né comodo né gradevole, mi spiace per il disturbo che arrechiamo ovviamente agli agenti che ringraziamo, che si dedicano alla nostra sicurezza. Francamente mi auguro che questo clima un po' troppo velenoso possa in qualche modo rientrare in breve tempo. È la prima uscita pubblica sotto scorta per il presidente della regione Liguria Giovanni Toti. Le minacce dei giorni scorsi, molte di matrice Novax, le scritte sui muri che inneggiano alle BR, la decisione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di rafforzare il livello di protezione per il governatore. Toti è in Peria per i 100 anni della questura e la presentazione della nuova sala di videosorveglianza della città al Molo San Lorenzo e dei nuovi uffici della squadra mobile. Prima la firma di un protocollo d'intesa fra prefettura e comune di Imperia, un documento che permette alle forze di polizia di accedere direttamente alle immagini della nuova sala operativa, alla quale sono collegate in tempo reale 270 telecamere, 150 delle quali ad altissima risoluzione. Un servizio che verrà implementato nei prossimi mesi a partire dalle 83 già funzionanti e per il quale il comune ha già investito 1 milione di euro. Alle 12 la cerimonia ufficiale per i 100 anni della questura nel capoluogo dell'estremo ponente ligure, con la presentazione di un libro commemorativo in sala consiliare. Alla presenza, fra gli altri, anche del capo della polizia Lamberto Giannini, intervenuto in videoconferenza. La situazione